Saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il Mazinga Z, il grande robot dell'animazione giapponese. Da un'idea di Gonagai è uscita questa armatura, anzi questo robot che non trovo aggettivi meritevoli più specifici per questa veramente come posso dire, raccolta che stiamo facendo, che è stupenda, stupenda. È un'edizione Hachette, 100 le uscite previste, uscita numero 38. Restate con me perché sempre nello stesso video farò anche l'uscita numero 39 perché sono montaggi abbastanza veloci. L'altezza del Mazinga Z è di 75 cm. Il punto più alto del centro ricerche fotoatomiche, perché è anche completato da questo, è di 90 centimetri, tutto illuminato con radiocomando meraviglioso. Ci saranno anche dei potenziometri per i fari, questi, che oltre ad essere regolabili come intensità, sono anche regolabili e possono basculare e girare sulla stessa asse. Meraviglioso, ragazzi. È un modello che è da fare assolutamente se si ha la possibilità di farlo, perché non vale solo tutti i soldi che costa, ma vale molto, ma molto di più. Uscirà anche il grande Mazinga, che sarà dai 15 ai 20 centimetri più alto. Si parlava prima di 15, forse sono 20. Comunque, attenderemo. Faremo anche quello perché non può mancare, così come sicuramente, come da mesi sto dicendo, Hachette non si farà scappare neanche il Gigerobot d'acciaio e Atlas UFO Robot, il Goldrake, il mio amato proprio. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi. Andremo a fare la sesta parte della piastra toracica. Il canale piano piano sta crescendo. Alle persone che mi guardano e non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, dico loro questo: iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date un'occhiata anche alla playlist, dove potrete trovare altri modelli e non solo di robot. E se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. Qui intanto vediamo una fotografia che abbiamo già visto nei fascicoli precedenti di Go Nagai, autore e disegnatore, e del designer del modello, Yukimasa Iwata. Eccolo qui, giovanissimo. Sono dei fenomeni. Ecco qui. Bene, all'interno troviamo due pezzi metallici, la piastra addominale superiore e la piastra toracica centrale, tre viti a brugole e tre rondelle, una è data di scorta, ormai lo sappiamo, abbiamo anche il frenafiletti già messo. Vado quindi a prendermi anche due rondelle. Così. Prendo questo pezzo. Questo non lo monteremo adesso, quindi lo mettiamo da parte. Poi prendo questo così. Questa maniera, con la lettera R al contrario, vedete? Non guardate che io ho già messo il pezzo sotto, non ci sono problemi, ho solo messo due brugole. E devo semplicemente andare a mettere questo all'interno, in questa maniera, così. Quindi mi preparo le due viti, mi servirà anche la chiave a brugola. Questo
Questo lo faccio entrare così. Ecco qui. E vado ad avvitare la mia prima vite. Il filetto è già presente, non serve che ce lo creiamo. Anche qui si sono superati. Una cosa ottima. Ecco qui. Sto guardando se rimane subito centrata o bisogna correggerla. Vediamo. Ve lo dico subito. Un po' si muove, ma io direi, guardo la distanza che abbiamo tra qua e qua. Vedete, qui non entra. E qui entra. Quindi la sposto un po'. Così, qui entra, adesso qui entra. Ok. Controllo un'altra volta. Perfetto. Vi do anche un consiglio. Ripassatevi tutte le viti che avete messo, tutte, vi accorgerete che potrete ancora avvitare perché si sono assestate. Perché una volta chiuso il modello, magari poi acquista dei giochi. Quindi per evitare questo, fatevele tutte. Anche queste qua all'interno, ok? Bene. Questo montaggio è terminato così, passiamo subito al numero 39. Anche questo montaggio è molto semplice. Non andremo a montare più nulla qui su questa piastra toracica. Andremo a lavorare sul pezzo che abbiamo avanzato prima e quello che abbiamo trovato in questo numero. Che bello! Mamma mia! Che opera d'arte! È un'opera d'arte! Piastra addominale inferiore, tutto in metallo, quattro colonne di supporto in acciaio e una serie di viti. Possiamo sfruttare anche quella che abbiamo avanzato prima perché è la stessa. Bene. Prendo la piastra toracica. Eccola qui. Stavo guardando una cosa. Ecco scusatemi, ragazzi. Aspettate un attimo. Sì, infatti, perché le ho immischiate, no? E questa invece è quella che dobbiamo prendere, che è la più grande, che abbiamo trovato nel numero precedente, il 38. Questa è la 39 e sul 38 vado ad avvitarmi tutto il resto che ho trovato adesso. Quindi questo così. Preparo le mie brugole.
Non vi preoccupate di stringere forte, una volta che metteremo anche questo sotto potremo fare più forza. Quanti pezzi per questo robot splendidi. Poi ce lo stiamo montando noi, è troppo bello. Questo è un po' duro, ma non ci sono problemi, come vi ho detto. Lo stringerò alla fine quando avrò il pezzo sotto, perché mi aiuterà. Senza che rischio di farmi male o che io vada a prendere un'altra pinza da mettere sotto e rischiare di rigare questo. Non mi piace rigare nulla. Ecco qui, e adesso questo lo abbiamo messo, prendiamo l'altro pezzo, eccolo qua, e lo mettiamo così. Ecco, con questi rivolti verso l'alto come questi. Hanno messo anche il frenafiletti, pensate un po'. Ecco qui, adesso posso stringere. Che spettacolo. Io più guardo questa armatura e più rimango incantato dal progetto, non solo dalla bellezza estetica. Alla fine vi faccio vedere anche tutto quello che abbiamo montato. Io molte volte uso questa forma di espressione plurale perché vi ritengo parte integrante del canale. Quindi vi stavo dicendo che vi faccio vedere quello che si è montato fino al numero 39. Devo buttare via questa orribile brugola che ci hanno fornito di un metallo boh, e ne ho di brugole, ma sono sempre pigro, strano che io sia pigro, non è nella mia natura, non so perché, e non la vado mai a prendere. Finisco di stringere queste. Attenti a non farvi male se vi scappia la chiave perché vi tagliate qui con questi bordi taglienti, fate attenzione.
Anche se la freno a filetti, poi io tra un mese, quando mi arriveranno gli altri numeri, andrò a stringermene di nuovo queste. Ok, il montaggio è terminato. Questo è il risultato finale. Eccolo qui. Bellissimo. Solidissimo, e non potrebbe essere diversamente. Bene, prendo quello che ho montato e ci salutiamo. Un attimo solo. Ecco qua, ragazzi, un po' messo così perché c'è veramente tanto. Adesso vado anche a inserire la mano, così se vi siete fermati con me fino alla fine, vi do anche la misura. Se invece mi farete la domanda, come molti di voi fanno nei messaggi privati, capirò che non avete visto tutto il filmato, eh? Allora, andiamo a prendere questo. Chiudiamo qui. Ok. Bene. Questo OR, questo O-ring, mi raccomando, la sezione è di 1,8 e il diametro è di 7,1. Lo vado a mettere qui. Perfettamente all'interno. Anzi, prima vi faccio vedere una cosa, guardate. Questo è quello che vi trovate voi nelle vostre mani. Ecco centrate perfettamente bene dentro, lo tenete così, inserite l'ogiva all'interno della boccola. E questo è quello che avrete dopo. Avete visto? Niente a che vedere a quello che riuscirete ad ottenere se non metterete qualcosa in mezzo. Vi si distanzia un po' qui. Questa avrete un po' più luce qui, ma è veramente poco, eh. Se levate l'OR l'avete lo stesso, un po' di meno, ma lo avete. Però vedete voi cosa volete fare. L'opzione è vostra. Qui abbiamo questo splendido Koji Kabuto all'interno del suo overpilder. Guardate che spettacolo! E come perfettamente centrato con le mani sulla cloche. Così dovete metterlo. Guardatevi tutti i video, ragazzi, durano un po' di più i miei video perché vi spiego tutto. Non vado solo a mettere della vite e a dirvi questo pezzo va montato lì. Quello lo dicono già le immagini. Io faccio un'altra cosa. Non sono migliore degli altri perché io guardo anche gli altri tutorial e sono bravissimi. Io faccio semplicemente un'altra cosa, quindi non pretendete da me un video di 5-7 minuti perché altrimenti vi annoiate. Ecco qua. Io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio a voi e un saluto anche a tutti i vostri cari più cari. Se riesco pubblico il video dell'unboxing oggi, che è giovedì 27 luglio 2023, così tra qualche anno sapremo anche che anno era quando ho fatto questo video. Ciao ragazzi, ribadisco di nuovo. Anzi, rinnovo, non ribadisco, rinnovo nuovamente con piacere i saluti a voi e a tutti i vostri cari più cari e grazie sempre del vostro tempo. Guardatela la playlist, guardatela perché ci sono tanti modelli. Esce anche la Ferrari, la 330 P4, dovrebbe uscire il 17 agosto, il mese prossimo. Bellissima, sempre in scala 8, edizione Centauria. 110 uscite, costerà 12,99 dalla terza uscita in poi, però è veramente una macchina meravigliosa. Numero 65 sulle portiere e sui cofani, sul cofano, e ha vinto sul podio. Non mi ricordo se arrivò prima.
ma arrivò insieme a altre due Ferrari, fu un podio tutto Ferrari nel 1957. 57, adesso ho un lapsus, dovrebbe essere 57, non 67. Io ricordo 57. Ma non mi correggetemi se sbaglio. È il 57. Ciao a tutti.